Lasciata Trani ed il mare, attraversando uliveti, andiamo verso l'interno delle Murge, fino ad una collina di 500 metri dove svetta un castello a forma di corona. Non minaccioso, anzi, geometricamente attraente, con una forma singolare, forse con significati nascosti, esoterici, vista la ripetizione insistente del numero 8 per la pianta ottagonale, le 8 torri ottagonali, la corte interna ottagonale, le 8 stanze. Il castello ha poco del militare per gli altri castelli costieri, sembra più un palazzo, quasi un tempio. È del XIII secolo, edificato al tempo di Federico II di Svezia, già re di Sicilia ed imperatore sacro romano. Ha il colore caldo della pietra calcarea tipica della zona, con tocchi di colore della breccia corallina. Importante il sistema di raccolta delle acque piovane in 5 cisterne sotto il cortile e le torri. Il castello è stato restaurato con rispetto dopo il grave degradamento, ma resta quasi interamente spogliato all'interno dai marmi e di tutto quanto asportabile. La sua posizione permetteva la sorveglianza della costa orientale, esposta alle incursioni ottomane.